Fratelli e sorelle in Cristo, buongiorno. Eccoci in un'altra puntata per quanto riguarda la Trinità. Abbiamo visto nell'ultima puntata che Dio è amore, Dio essendo amore, nella famiglia divina regna l'amore, perché la divinità è paragonata a una famiglia in cui regna l'ordine, regna una sintonia perfetta, quello che noi non possiamo neanche immaginare. È per quello che crea anche confusione per noi. Dio è amore. Abbiamo fatto il paragone fra una famiglia umana e quella divina. Nella famiglia umana c'è l'uomo, c'è il padre, il figlio e la madre. La madre e il figlio non sono più umani del padre, una famiglia umana. Però nella funzione il padre è superiore alla moglie e al figlio nella funzione, però umanamente sono uguali davanti a Dio. Abbiamo anche preso l'esempio della nazione italiana in cui il presidente o Berlusconi o Renzi, che sono personaggi potenti, sono umani come me, come voi, però non sono più umani di noi. Però nella funzione sono più importanti di noi. Oggi tratteremo il versetto di Colossesi 1,15 per quanto riguarda Gesù Cristo. Cosa significa primogenito o primo creato? In Colossesi 1, versetto 15, è scritto, parlando di Gesù, egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Cosa significa primogenito di ogni creatura? Sappiamo, fratelli e sorelle, dobbiamo stare a sta scritto, come scritto in Deuteronomio 19, versetto 15, per stabilire un fatto bisogna avere almeno due o tre testimoni. Il primo testimone che prenderemo si trova in Esodo 4, versetto 22. È Dio che parla con Mosè. Lui dice: tu dirai al Faraone, Israele è il mio figlio, il mio primo genito. Io ti dico, lascia andare il mio figlio perché egli mi serva. Vediamo, fratelli e sorelle, che Dio, parlando di Israele, lo chiama suo primo genito. Come mai lo chiama suo primogenito? Se ci ricordiamo, in Genesi 4 c'è la discendenza di Caino, in Genesi 5 c'è la discendenza di Adamo, la discendenza di Set, poi c'è Noè. Quindi Israele non era il primogenito, non era il primogenito, non era la prima nazione, volevo dire. Non era la prima nazione a esistere sulla terra, però Dio lo chiama il suo primogenito. Perché? Perché Dio aveva scelto Israele come popolo eletto. Il popolo di Israele doveva fare conoscere, mantenere fra gli uomini la conoscenza della legge di Dio per essere una luce per gli altri, per poter annunciare tramite i simboli e i profeti e le profezie il Salvatore che doveva venire. È per quello che lui chiama Israele suo primogenito, quando non era la prima nazione a esistere sulla terra. Abbiamo un altro esempio in Salmo 89. Se leggiamo il Salmo 89, vedremo che il Salmo è intitolato Il patto fra Dio e Davide. Al versetto 26, Dio, parlando di Davide, dice: egli mi invocherà dicendo, tu sei mio padre, mio Dio, la rocca della mia salvezza. E io, al versetto 26, io inoltre lo costituirò mio primogenito, il re più eccelso dei re della terra. Lui, chiamando Davide, parlando di Davide, lui parla di Davide come suo primogenito. Ma perché? Per lo stesso motivo,
Perché, come abbiamo visto in Esodo 22, lui ha chiamato Israele suo primogenito perché aveva una missione per Israele. La missione, la chiamata, il nome di primogenitura, il diritto di primogenitura è legata alla missione, al compito che Israele o Davide aveva fra tutti i popoli, tutte le nazioni, tutti i re della terra. Abbiamo un altro esempio e ci renderemo conto, parlando sempre di Davide, che in 1 Samuele 16, dal versetto 1 a 13, si vede che Davide non era il primo genito della sua famiglia, però Dio l'ha costituito il suo primo genito. Abbiamo un altro esempio, un terzo esempio, in 1 Cronache 5, dal versetto 1 al versetto 3. Si parla di Ruben come il primogenito. Lui era il primogenito della sua famiglia, di Giacobbe, di cui il nome è stato cambiato in Israele, Giacobbe. Vediamo che Ruben era il primogenito della sua famiglia, però Ruben ha perso il diritto di primogenitura perché aveva profanato il letto di suo padre. Al versetto 3 di Prima Cronache 5, al versetto 3 è scritto che Giuseppe ebbe il diritto, prese il diritto di prima genitura. Per lo stesso motivo, fratelli, lo stesso motivo che abbiamo visto con Israele, lo stesso motivo che abbiamo visto con Davide nel Salmo 89. Quindi Giuseppe prese il diritto di prima genitura con lo stesso compito che aveva Israele, che aveva Davide. E possiamo anche citare altre persone, Davide, Abramo, Isacco, tutte queste persone avevano lo stesso compito. E se ritorniamo al versetto che abbiamo letto prima all'inizio, Colossesi 1,15, parlando di Gesù Cristo, egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Alla luce di tutti questi versetti, tutti questi tre testimoni, capiamo, abbiamo una comprensione più profonda di cosa ci vuole dire Dio. Il primogenito di ogni creatura. Gesù era la parola, è la parola. E se ci ricordiamo, in Giovanni 1, versetto 1, è scritto di Gesù Cristo: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Chi era la parola? Gesù Cristo, visto che al versetto 14 è scritto: la parola si è fatta carne. Però, fratelli e sorelle, abbiamo una controversia per quanto riguarda questo primo versetto. Ci sono fratelli e sorelle di altre denominazioni, di cui non voglio citare il nome, che di solito cambiano, scrivono Dio con la piccola D nel versetto 1, che dice: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Questo Dio lo scrivono con una piccola D, però è un grande errore. Perché se leggiamo Deuteronomio 32, versetto 39, ci renderemo conto che Dio dice che è l'unico Dio e accanto a Lui non c'è Dio, Dio con piccola D. Quindi questo ci fa capire che se cambiamo Giovanni 1, versetto 1, Dio che era accanto a Dio, la parola che era accanto a Dio con una piccola D, è un gravissimo errore. E quella parola si è fatta carne. Quella parola che era all'inizio, prima di tutto, prima di creare tutto, era con Dio, si è fatta carne. Ha scelto di entrare in una storia, in una genealogia, per amore per noi, Gesù Cristo. E quando leggiamo il Salmo 2, versetto 7, è scritto: il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E questo salmo parla di Gesù,
E poi Paolo riprende anche questo salmo in Ebrei 2, in Ebrei 1 e 2. Quindi vediamo che Gesù Cristo, Dio dice di Gesù Cristo, oggi ti ho generato, oggi. Quindi cosa significa? Gesù che è fuori dal tempo e dallo spazio, che conosce Dio da tutta l'eternità, da un'eternità, e che può testimoniare che Dio è amore perché ha sperimentato l'amore di Dio, a un certo momento della storia lui sceglie di entrare in una genealogia nel tempo, lui sceglie di avere una storia, lui sceglie di entrare, di avere la stessa storia che la nostra. È per quello che oggi, lui dice, oggi ti ho generato. Quindi a un certo momento della storia, che oggi tu hai scelto di entrare nella storia, tu hai scelto di avere gli stessi antenati che io, hai scelto di avere gli stessi antenati che Davide, hai scelto di avere gli stessi antenati che Abramo, hai scelto di entrare nella storia perché per una missione precisa. La prima genitura è legata alla missione. Abbiamo visto in Prima Cronache 5, versetto 1 a 3, che Ruben aveva perso il diritto di prima genitura perché aveva profanato il letto di suo padre. Adamo non era il primo creato? Per quanto riguarda la nostra natura umana, sì. Adamo è stato creato. Però Adamo ha perso il diritto di prima genitura obbedendo al serpente. E così ha perso il diritto di prima genitura. È per quello che quando Satana tenta Gesù nella prima tentazione, in Luca 4, versetto 4 e 5, lui dirà, io ti darò, se trasformi queste pietre in pane, io ti darò tutti questi regni perché mi sono state date. Da chi sono state date? Dal fatto che Adamo, essendo il primo Adamo, lui è caduto e cadendo ha perso il diritto di prima genitura. Così facendo, Gesù Cristo è diventato il primo genito secondo la missione, per poter fare, riflettere, conoscere al mondo la gloria di Dio che è il suo carattere. Gesù Cristo, primogenito, è legato alla missione. Gesù Cristo si è fatto carne, ha scelto di entrare nella storia. Adesso si può capire meglio, alla luce di tutto questo, perché in Colossesi 1,15 è scritto: egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Il primogenito di ogni creatura, senza neanche aver bisogno di andare a vedere cosa significa primogenito in ebraico, già con questi versetti, questi testimoni, è più comprensibile. Gesù Cristo, il primogenito di ogni creatura, il nostro Salvatore che ha scelto di entrare nella storia per poter riscattare Adamo, per poter riscattare noi tutti che eravamo persi. Gloria a Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen.